Salve a tutti i legionari e barbarazzi non iscritti, sono Alessio PCM, vi do il bentornato su RimWorld con i coloni che andranno a fondare in questo episodio Nova Roma. Ed è per questo che senza ulteriori indugi direi che ci possiamo tranquillamente buttare in partita. Ok, i nostri coloni di Nuova Roma stanno arrivando e a questo punto dobbiamo scegliere dove piazzarci. Allora, vediamo che il fiume passa da nord a sud nell'insediamento. Abbiamo una strada, tra l'altro, che passa e va da est a ovest, anche se in realtà si ferma qui. Quindi a questo punto potrebbe essere interessante costituire più o meno o da questa parte o da questa il nostro centro. Per certi versi forse preferisco da questa parte per il fatto che di qua abbiamo una bella zona di campi coltivabili. Sì, lo so, qua sarebbe effettivamente più vicino, ma non importa. Ora metto le priorità manuali perché sarò sincero, io le preferisco. Tra l'altro, Olivia non può fare firefight, ma scusa, fammi esplorare un attimo i tratti del personaggio che non è che li abbiamo visti chissà quanto. Ah, facciamoli scendere prima. Ok, dai. Ed eccoli qua. Perfetto. Allora, vediamo un po' i tratti che contraddistinguono questi ragazzi. O meglio, queste ragazze, altre due sono ragazze, una fast learner, vendicativa, giustamente, e sensibile dal punto di vista della psiche, ok. Poi abbiamo la nostra Servia, che è già la mia preferita perché costruirà lei questa città. Lei ama vivere sottoterra, ok. È una groundbreaker, crede fermamente che l'infrastruttura domini ed è nata per lavorare la pietra, però è psichicamente un po' tonta, nel senso al problema opposto di Livia. Lei non sente niente dal punto di vista psichico, e questo è un bene. Poi abbiamo Settimio Severo, che è un po' snob, però è caruccio. Neat, hygienic. Ah no, ok, è pulito, scusate. Ho sbagliato. Va bene, va bene. Ok, quindi da questa parte costruiremo la via, tra virgolette. Non mi ricordo mai se quella che passa da nord a sud sia la magistrale o l'altra. Vabbè, poi andrò a vedere e ve lo potrò dire con più esattezza. Ad ogni modo, fatemi vedere un attimo una cosa per quanto riguarda le strade, soprattutto, che non mi ricordo mai come funzionava. Immagino che siano nei floors. Esattamente. Allora, si può fare di paglia. Pick dirt, ok. Se io faccio così, questa qua è una strada banalmente di terra. Ok, all'inizio potremmo anche accontentarci di questo, diciamo. Più che altro perché poi vorrò uniformare la strada qua, cioè non voglio che sia fatta così storta. Siamo romani, dopo tutto. Siamo romani, ma devo fare un attimo una pausa perché ho il coso della registrazione, che voi non lo vedete naturalmente, ma si trova tipo qua ed è in mezzo alle balle, quindi lo devo togliere un secondo. Ok, rieccoci. A quanto pare sono via Pretoria, da nord a sud, via principale sta est a ovest. Poi magari da ovest a est o da sud a nord, però il concetto è quello. Quanto ci metterò a scordarmele? Pochissimo, assolutamente pochissimo. Una cosa che voglio fare un po' diversa rispetto al solito è che voglio fare degli edifici diversi. Io di solito quando costruisco le basi, magari vi farò vedere qualche esempio, qualche accenno durante la campagna di altre partite che ho fatto, ma proprio cose rapidissime. Io tendo a fare un'unica base tutta unita con all'interno le stanze, un unico edificio, insomma. E in questo caso voglio invece fare proprio un villaggio, una città, diciamo. Abbiamo due dottori, ok, Settimius oppure Livia. Preferirei utilizzare Livia. Settimius lo lasciamo come ultima opzione. Se stanno male, vorrei che si riposassero, perfetto. Facciamo che gli tolgo un attimo tutto, giusto per avere un'idea più chiara di quello che possono fare i ragazzi. Più che altro poi gli altri li andiamo a mettere. Tra l'altro, una delle mod che ho permette di pescare. Questo naturalmente è molto interessante. Genetica, ricerca, bla bla bla. La ricerca all'inizio la dobbiamo un attimo lasciare stare perché c'è così tanta roba da fare che. Allora, serve assolutamente, lei si occuperà di costruire. Per quanto riguarda invece le coltivazioni si dedicherà Livia, insieme naturalmente al taglio delle piante, che sarà la prima cosa di cui si occuperà. Per quanto riguarda la cucina, fanno tutti schifo, quindi mangeranno, mi sa, cibo crudo all'inizio. Noi il massimo, lo so, ci auguriamo che arrivi qualcun altro. Mentre Servia si occuperà per l'appunto di costruire, quando non ha da fare questo potrebbe minare
o tagliare le piante, mentre per il momento Settimius, poverino, lo mettiamo a fare i lavori di base, ma comunque mettiamo a tutti il compito di fare haul, quindi di portare la roba. Nel caso di Settimio è più importante rispetto che per gli altri, che lo faranno solo quando hanno tempo, naturalmente. Quando hanno tempo per queste due cose. Ok, comincerei a creare subito due magazzini, uno per le materie prime e uno invece per il cibo. Quello delle materie prime, naturalmente, no, non volevo far questo. Naturalmente si comporterà cioè dovrà essere nell'edificio dove ci sarà anche la cucina, quindi c'è un attimo da studiare il tutto con un minimo di senso, assolutamente. E c'è da armare i ragazzi, naturalmente. O meglio, anche qua, le ragazze. È come se si trovassimo in un linguistico, praticamente, il nostro Settimius. E se alcuni di voi hanno pensato beato lui, vi rispondo: dipende. Dipende. Allora, fatemi vedere un attimo come siete messi in combattimento. Lei non è il top in nessuno dei due. Lei è ottima con le armi da fuoco, va bene. E quindi ti darei anzi, lui, Settimius, lo equipaggiamo con il fucile. Lei è non violenta? Ah, o perlomeno non sa combattere. Non... Ok, perfetto. Livia non sa combattere, giustamente lei è una stratega. Si occupa di parlare di queste cose qua. Oddio, in realtà non è che sia particolarmente sociale. È più facile che sia Settimius a comandare. Va bene. E allora a te invece hai una preferenza per caso? Ha fatto il ranger. No, non ha una grande preferenza, però preferisco io armarti di pistola, allora. Poi facciamo che a Settimius lo costringiamo a mettere un po' di roba appena abbiamo fatto. E ok, cominciamo a strutturare le zone. Abbiamo detto che la strada sarà qui lungo il fiume. Va bene. Grandezza più o meno sarà di 2. D'accordo? Quindi qua facciamo un primo deposito. E faremo un deposito anche da questa parte, che però sarà quello della cucina. Deposito quindi un po' più piccolino. Va bene. Ora, per quanto riguarda questo deposito, al momento gli permettiamo di metterci, sì, praticamente tutto, a parte quello che riguarda, diciamo, il cibo, ecco. Mentre da questa parte togliamo il permesso a tutto e lo lasciamo su fresh cibo. Per quanto riguarda le risorse, voglio che ci mettano dentro le medicine e i cadaveri, che però devono essere solo naturalmente quelli, sì, di animali. Va bene, va bene. Quindi, ora una volta che avete raccolto la roba, comincereste a spostare? Sì, perfetto. Allora facciamo... Ah, c'è anche un coltellino. Vabbè, ma tanto non lo usa nessuno. Settimius, prima ti direi di mettere i pantaloni. Cioè, è anche vero che se non si è in combattimento, probabilmente è più comodo con questi. Più che altro penso che il movimento sarebbe rallentato se gli mettiamo l'altro. Overall armor. Non so se mi fa vedere la velocità di movimento, sinceramente. Magari health. And consciousness. Proviamo a obbligarlo a mettere questi. Adesso mi direi che non sei particolarmente contento. Oddio, è anche vero che è uno spreco, eh. Sono un pollo. Lascia questo, lascialo. Ok, mettiti questi pantaloni e poi comincia a spostare come avevamo detto. Poi direi che darò anche una... farò creare la prima zona di coltivazione, che sarà grande più o meno... Ah, ma no, non ci credo. Vi giuro che ero convintissimo. È fango questo, non è zona fertile. Ah. Questo cambia tutto. Questo cambia tutto. Io ero straconvinto che nel fango si coltivasse. Quindi non si coltiva nel fango. Va bene. Va bene.
Allora immagino che non ci si costruisca nemmeno. Questa è la zona fertile. Oh. Ok. Allora facciamo una cosa. Qua ci sarà il nostro primo campo. Al momento non voglio che ci pianti nulla, poi voglio che ci metteranno... Ci sono tantissime piante, perché naturalmente con le mod sono state aggiunte molte opzioni. Allora, territorio fertile. Il punto è che il territorio fertile, se costruisco qua, me ne mangio un pezzettino. Oh, vabbè, ce ne faremo una ragione. Ce ne faremo una ragione, però facciamo che... Non troppo, magari. Ok, magari qua sto esagerando. Shrink zone. Voglio proprio che la strada sia sul fiume, quindi... Ok. Questi due edifici saranno fino a qua, abbiamo detto? Direi di sì. Ok, perfetto. Ho cominciato a spostare la roba, va bene. Sì, che poi in realtà considerate che queste saranno, sarà a livello delle pareti, diciamo, quindi. Ok, comunque ho cominciato a spostare tutto. Fatemi una zona di discarica magari qui. Così buttate quello che avete da buttare. E per quanto riguarda i letti, io li farei un pelo più indietro, magari. Farei una zona da questa parte. Però è una cosa che faremo non appena questi qua saranno tornati. Oddio, è anche vero che potrei cominciare a far fare il trasporto a uno e la ragazza magari comincia a coltivare. Sì, non perdiamo tempo, non perdiamo tempo. All'house sewing, tu comincia pure a fare quello. Ah, però è la stessa che coltiva? No, non è la stessa che coltiva e questo va benissimo. Questo va benissimo. Firewall, no. Short wall, muro. Voglio un muro normalissimo. Ok. Ok, mi fai una cosa di questo tipo. Parte invece mi devi coprire il magazzino che arriva fin qua, ok. Facciamolo di una grandezza così, di questo tipo. Qua facciamo una bella porta, ok. Questi qua vorrei che li buttaste poi. Vabbè, immagino che lo farete in automatico comunque, perché sono sul livello delle mura. È perfetto. Non è ancora andata a coltivare la ragazza. Ah, giusto, non gli ho messo lo schedule di lavoro. Ok, adesso che ora è? Sono le 18. Io direi che per oggi vi facciamo lavorare abbastanza. Poi i giorni successivi invece hanno bisogno di dormire almeno 7 ore. Quindi direi 3, 6, 7. Sì, questo qua è l'orario del sonno. Avete magari 3 ore libere al mattino e poi c'è da lavorare. Non gli faccio fare la pausa pranzo, ma devono farmi un'unica tirata fino a cena. Sì, non è il massimo vivere in questa colonia per il momento, ma dobbiamo un attimo regolare un par di cose, diciamo. Ok. Non ci credo, ho fatto storto l'edificio. Questo qua è andato un po' più in qua di quanto avrebbe dovuto. Maledetto. Maledetto. Va bene, non è un problema, non è un problema. Ricostruisci questo. Oggi li faccio dormire sul prato, domani invece potranno tranquillamente mettersi in una casina che gli farò costruire per l'appunto. La casa potrei fargliela fare qua di fianco. Ah, tra l'altro questo qua, è da distruggere. Va bene, va bene, va bene. Vi direi, facciamo. Questa qua è più o meno una piazzetta per il momento. Qua poi cominceremo a fare le stanze. Gli metto un attimo dei letti, cioè più che dei letti, delle
degli sleeping spot in cui mettersi a dormire. Ok, perfetto. Sì, hanno bisogno di ricreazione, lo so, don't worry. Allora, questa parte e quelle successive, fino a che non vi ridirò altrimenti, vi racconto brevemente cosa succede per il semplice fatto che ho registrato, ma l'audio ha detto no, sai che c'è, non ti registro. E in questo punto ho scelto di fare un piccolo complesso di case per i nostri cittadini, che però mi sono accorto che stava venendo troppo piccolo e di conseguenza ho dovuto riadattare a una certa e ampliare di una casella. Non avevo considerato che nello spazio di due ci stava a malapena il letto. È venuto a questo punto il momento invece di creare non solo una cucina vicino al frigo, ma anche un'area da pranzo. E quindi ho cominciato a settare i piani per costruire entrambe. Nel corso delle partite precedenti che ho fatto a Rimworld, inoltre, mi sono reso conto di come sia indispensabile avere una fonte di cibo che sia stabile. Quindi ho cominciato a fare le prime due zone di coltivazione. Dopo lungo pensare, perché comunque le mod vanno ad aggiungere tanti nuovi tipi di cibo, ho scelto di fare un campo di riso per il semplice fatto che cresce rapidamente. E l'altro di grano, perché siamo romani in fondo, e panem circensem, vi devo ricordare. Poi, altra moda aggiunge la pesca. E che fai? Te ne privi? No, facciamo una zona di pesca per un po' di varietà alimentare, oltre alla cacciagione e i raccolti che avremo. Mentre stavo mettendo quello che serviva all'interno della nostra cucina perché i nostri potessero lavorare, mi sono reso conto di una cosa, ovvero non mi serviva tutto quello spazio. Quindi, dopo aver messo la stufa e aver cominciato a costruire il banco da macellaio, e naturalmente i fornelli, ho deciso di spostare il muro per ampliare in questo modo la nostra cella frigorifera, cosa decisamente indispensabile. A supportare inoltre la classica tesi che i piani sono fatti per essere variati, mi sono reso conto che ho sottostimato, come dire, la grandezza di un tavolo, e quindi si è reso necessario ampliare la nostra area, diciamo, da pranzo, così che potesse contenere effettivamente un tavolo per tutti i nostri coloni, considerando che sono tre, ma diventeranno di più. Era comunque troppo piccola come zona. Mi fa molto ridere che questa serie sia iniziata da pochissimo e ho già registrato 15 minuti senza audio e vi ho messo sopra una sorta di recap di quello che ho fatto. Vabbè, non importa, non importa, capita. Ad ogni buon modo. Allora, c'è adesso il nostro settimio che sta cacciando, ma una cosa che noi dobbiamo andare a fare anche è andare a vedere se c'è qualcosa di interessante in giro, perché dando un'occhiata per la mappa comunque ci sono un po' di strutture lasciate allo sfacelo del tempo, e in quelle strutture comunque c'è qualcosa che si può riprendere, e tra l'altro ogni tanto si trova anche qualcosa di disperso in giro. Per esempio, qua ci sono un po' di provviste, sono banalmente tre, quindi nulla di straordinario. Però, che facciamo? Ce ne proviamo? Tra l'altro, questi cavalli sono assolutamente da fare taming, in quanto ci serviranno. Ci serviranno per spostamenti o quant'altro. Ma questo qua è un muro. Sì, è una fence antica. Ok, questo è molto interessante. Tra l'altro, c'è da ampliare naturalmente questa sala che diventerà la nostra sala da pranzo. Dobbiamo fare un po' di cose. Tra l'altro, il ponte lo dovremmo raddrizzare. Ho scoperto che la fishing zone deve essere grande almeno 25 caselle. Quindi ho detto, vabbè, ok, la togliamo e poi la rimettiamo. Che problema c'è? Che problema c'è? Settimius, quindi sei riuscito a cacciare? Non lo so se sei riuscito a cacciare, dimmelo. Ha ferito un'alpaca che morirà in 9 ore. Vabbè, prima o poi qualcuno lo andrà anche a raccattare, mi immagino. Va bene, comunque qua sopra avevo visto che c'erano dei tavoli, e quindi perché non rivendicarli e portarceli a casa? A me sembra un'ottima idea. Poi c'è anche una bella stele. E che facciamo? Ce ne priviamo di una bella stele? No, che non ce ne priviamo. Ce la prendiamo. Ecco, anche qua è una mod che permette di smontare la roba e portarsela via. Voglio dire, nulla di straordinario. L'abbiamo noi europei, quando siamo andati in molte zone, ci siamo riportati indietro la roba, decostruendola, smontandola e rimontandola. Mi sembra che ci sia un monumento dedicato ad Alessandro Magni in un museo in Germania per cui hanno fatto proprio questo. Dei sarcofagi di acciaio, e anche questi, che facciamo? Ce ne priviamo? È ricca questa zona. Questi sì, invece ce ne proviamo perché è essenzialmente spazzatura, un lavandino, tutte cose che non ci servono in quanto
non c'è modo di salvare lo strumento. Quindi, nel caso, prima o poi ci arriveremo e li andremo a decostruire, diciamo. Comunque, ci sono un bel po' di posti qua da indagare, di cui rivendicare roba, anche vasi e ce n'è di ogni. Ci potremmo tranquillamente sbizzarrire. Tra l'altro, giusto perché io non ce la faccio, siamo romani qua, quindi vogliamo le cose maledettamente dritte. Io vorrei che mi faceste zona, blueprints, production, furniture. No, lo vediamo, lo sei. Possibile che l'ho già perso? Non era in strutture, eccolo qua, strutture. Lo facciamo di legno perché siamo ancora umili, non abbiamo ancora l'ubris, quindi la superbia. Dei ragazzi dopo, però comunque non vogliamo questo maledetto ponte qua. Ma lo posso smontare? No, non mi direi che non posso smontare. Non è possibile che non posso smontare sto ponte. Dai, no. A quanto pare sì, invece. Questo è interessante. Vabbè, io ne vado a costruire un altro comunque. Poi al limite vediamo cosa farci con quello. Magari diventerà un ponte gigantesco. Curioso, decisamente curioso. Remove foundation. Rimpiazza. Me lo dovrebbe far togliere, ma invece non è così. Chissà se non me lo fa togliere proprio perché è il ponte del gioco e quindi boh, deve rimanere. Vabbè, noi cominciamo a farne un altro comunque così sia. Che bello. Un'altra stele. E che facciamo? Non ci portiamo via anche queste e anche questo tavolo? Ma assolutamente. Tra l'altro qua è anche pieno di colonne. E è giunto il momento di costruire il nostro primo tempio per gli dèi. Quindi anche queste cose qua ci servono assolutamente. Ce le dobbiamo portare a casa. Siamo tipo dei saccheggiatori qua di tombe. Però se sono stati lasciati qui non importerà a nessuno se li prendiamo noi, no? Andiamo ad allargare tra l'altro in modo abbastanza consistente il nostro magazzino. Però non così tanto. Non voglio questi due punti, perfetto. E una volta che sarà fatto, ci occuperemo naturalmente anche del resto. Questi due sono da spostare via. L'alpaca è stato ucciso. Ah, perfetto, perfetto. Possiamo chiamare il nostro insediamento. Lo chiamiamo Nova Roma. E siamo la nuova res pubblica romana. Perfetto. Non so se scrivere Res Pubblica staccato o attaccato, ma no, facciamolo staccato, va bene. Ok, quindi questo ponte adesso me lo stai costruendo. E se io non lo voglio più? Ah, c'è proprio il remove bridge. Ok, lo andiamo a rimuovere non appena abbiamo fatto. E così sia. No, perché mi hai messo l'alpaca qua? Non fare il matto. Non fare il matto. Non fare il matto. Portami l'animale qua. Ma scusa, ma che poi in questa pattumiera manco ci doveva stare. E invece, Settimius. Per l'amor del cielo. Vammi a spostare questo. Avevo già avuto questo problema prima. Ovvero che non mi considerava i depositi. Per quanto riguarda le carcasse. Allora, clear all. Questo, cibo. Corpi di animali. E in teoria adesso. Dove scappa? Settimius. Ah, ma anche questo non me l'ha mica spostato. Sono ancora freschi. E dobbiamo metterli qua dentro prima che succeda quello che madre natura ha previsto che succeda. Maledizione. Ah, che palle. No, ma perché dovrei volere i corpi, i cadaveri? Proviamo a mettere anche questi. Ok, adesso si può fare. Allora sposta sto maledetto pandino. Ecco, bravo, bravo, bravo. Tra l'altro, ragazzi, se mi macellate anche le due creature e le mettete qua. Ah, giusto. E potrebbe anche essere una buona idea. Potrebbe essere una buona idea qua cominciare a creare
Temperature, perfetto. Un bel cooler. Overall cooler, ok. Unità d'aria condizionata, questo è interessante. Bene. Tra l'altro vorrei una copia anche di questo. Mi sa che poi finiamo l'elettricità. Questo non va bene. Abbiamo anche quasi finito il legno per i pavimenti. Ma riusciamo qua a finire di fare quello che dobbiamo fare? Sì. Ok, perfetto. Settimio e Silvia non sono particolarmente contenti. Ah, giusto, perché non avete granché da fare per la ricreazione. Allora, sentite, lo so che è noioso in realtà. Cioè, uno lo mette ma poi si sa che non ci gioca nessuno. Andate, avete qua per giocare ai ferri di cavalli. E vi farò anche qualcos'altro, ma non subito. Serve, appena finite di fare questo, mi vai a fare quello. Così almeno potete cazzeggiare un pochino. Sì, lo so che stai già lavorando a quello, ma invece... Ah... Ha deciso che vuole... Ah, ok, ci stava già andando. Anche lei sente, ne sente il bisogno. Va bene, va bene. Ok, però non abbiamo più acciaio e questo non va bene. Potremmo smontare qualcosa, eh. Tipo queste porte o... un po' di questa roba che abbiamo qui. Piuttosto che andare a fare mining, che non mi sembra necessariamente così furbo. È anche vero. Che potrei dare a lei il compito di smantellare queste pareti. E usiamo queste pareti come miniera. Perché no? Ok. Adesso ragazzi cazzeggiate, fate quello che dovete. E poi torniamo a lavorare. Penso che farò il tempio tra l'altro qui. Ok. Oltre a questo, floor. Questa qua abbiamo detto che è la strada principale, qua sì, lo so che non potrei farla, però non importa, va bene comunque. E la strada voglio che continui naturalmente anche qui. C'è da dire che Livia ne ha da fare, eh? No, scusate, Servia. Livia fra non molto dovrà prendere il raccolto qua sopra. Ok, qua sono ancora freschi i corpi. Che detta così. Detta così. Ok, facciamo che le do il compito di cucinare a lei. Se non lo fa nessuno. Serve anche raccogliere ancora un po' di legna, secondo me, poi. Qua ne verrà raccolto un po'. Qua non la voglio proprio al fianco delle pareti. Oh, guardate che bella stradina che viene fuori. Stai facendo un ottimo lavoro, Serve. Sono proprio orgoglioso di te. Magari potevi prima dedicarti a questo. La butto lì. Però va bene comunque, non ti preoccupare. Noi siamo comunque soddisfatti. Vi serve una tavola da pranzo poi, eh? Ah, e facciamo che... che bello il parquet. Beh, molto più figo effettivamente del resto. Le vostre stanze saranno belline. Mi costerà un po' di legno, farvi le stanze col parquet. Però... mi sembra giusto, mi sembra giusto. Ci sono... abbiamo dato altri compiti di abbattimento a Settimio, sì, ma al momento non sta andando a caccia. E ti dirò, invece potrebbe servire che tu cominci andassi. Ok, perfetto. Abbiamo bisogno di un... Aha! Saccheggiatori. Tra l'altro, ragazzi, in realtà Rimworld non ha gli achievement. Ma una mod molto carina li aggiungeva e tra l'altro per ogni... l'ho appena scoperto, questo c'è in ogni partita che fai, proprio è legato a ogni singola partita, puoi ottenere un tot di achievement che permettono di ottenere dei punti che poi ti danno degli eventi particolari, anche non necessariamente buoni, cioè puoi farti attaccare, per dire. Però bene, interessante. Allora, ok, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare. Come al solito, naturalmente, mi auguro che l'episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, supportatelo con un mi piace e una condivisione e commentate con consigli e suggerimenti. Inoltre, naturalmente, voglio ringraziare il mio primo abbonato, come sempre. Lo ringrazio per il suo supporto a questa avventura che stiamo compiendo insieme. Trovo sempre difficile trovare un vocabolo giusto per dire questa avventura che stiamo vivendo insieme.
Perfetto, e mi auguro naturalmente che qualcuno di voi si decida prima o poi a unirsi a lui, ma non è indispensabile, ragazzi. Comunque apprezzo anche semplicemente un mi piace, una condivisione del video e sono contento che vi divertiate a seguire queste campagne. Ora, detto questo, io direi che ci possiamo salutare, avete tutti i legionari e ci vediamo nel prossimo episodio. A presto!